Allora, raga, è il momento, alla modica cifra di 2.472 euro. Cavicchi, ma non apra. Ragazzi, non mi sembra vero. Non mi sembra vero. Finalmente posso dire anch'io di averla. Questa è la garanzia 5 anni che dovrebbe coprire tutto, almeno credo. Dopo ce la leggiamo. Dov'è un cazzo di questa roba qui? Via, via, via. Cos'è sta robaccia? Ragazzi, cos'è sta presa? Aha. È il momento della verità, raga. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Eccola. Mamma mia, raga. Mamma mia. Mamma mia, raga. Eccola. Eccola, tesoro mio. Dove sei? Eccola. 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 Mamma mia, quanto sei amore, tesoro. Mamma mia, raga, quanto è bella. Mamma mia. Da comprare subito Insta Now la pellicola protettiva per questo, perché, raga, questo schermetto è molto delicato. Raga. Raga. Eccolo. Cos'è sta cagata qui? Addirittura il paraluce, bello. Cos'altro abbiamo? Quanto è bella questa, raga, quanto è bella. Guardate, guardate che bella. Eccolo, questo. Oh, finalmente era questo quello che volevo vedere. Batteria e cos'altro c'è? Caricatore. Io direi quindi subito di andare a utilizzare tutto quanto. Questo ovviamente è il kit della Sony, che viene venduto alla modica cifra di 2.489 euro solitamente. Vediamo la qualità, vediamo la differenza. Ragazzi, ma da quanto tempo è che non ci vede? C'ho i capelli bianchi. Il video che avete appena visto è un video di qualche mesetto fa. Ho intrapreso questa nuova vita di videomaker e ovviamente ho acquistato finalmente questa macchina. La domanda che mi fate solitamente è questa: che videocamera o che corpo macchina posso acquistare? La mia domanda successiva è questa: cosa dovete fare? Dovete fare delle foto? Dovete fare dei video nella vostra cameretta? Dovete cosa ci dovete fare con questa camera? Cosa ci dovete fare con la vostra videocamera o macchina fotografica? Io non vi posso dare una risposta se voi non mi dite effettivamente qual è l'utilizzo che ne dovete fare. Dovete farci delle foto, dovete farci dei video, cambia poi il corpo macchina che secondo me va acquistato. Una buona macchina che appunto vi permette di fare tutto, nel senso buone foto e buoni video, la mia vecchia Canon 70D. È una macchina soprattutto utilizzata per vlog, perché comunque si presta allo schermetto che si gira, che ruota, e quindi vi potete vedere mentre voi fate il video. È una macchina che potete acquistare usata, perché costa all'incirca sui 400 euro usata. È un bel investimento, però con quella già, ragazzi, che avete un'ottimissima macchina per poter incominciare a fare video di una certa qualità e fotografie di una certa qualità. Quindi Canon 70D per incominciare ad essere dei semiprofessionisti usata, ve la consiglio, e la trovate veramente a prezzi ottimi. Altrimenti, se avete i money, avete tanti money, potete acquistare questa qua, la Sony A7 III. È una macchina veramente tanto performante. Io ho visto una differenza abissale con l'80 e la 70D che avevo, e vi posso assicurare che è una macchina professionale a tutti gli effetti, nel senso che vi permette di fare delle ottime di avere un'ottimissima qualità. Vi faccio vedere qualcosina così almeno capite.
quindi dovete capire sostanzialmente cosa volete fare. Se dovete farci dei video per la vostra cameretta e basta, secondo me vi conviene acquistare una webcam. Perché? Perché comunque ce l'avete già attaccata al vostro PC o Mac, e questo vi permette appunto di risparmiare molto tempo anche a livello di passaggio tra SD, metti l'SD dentro il Mac, togli, metti, togli, togli, insomma risparmiate anche sul resto dell'attrezzatura. Avrete sì una webcam, cioè fine a se stessa, nel senso che comunque la potrete utilizzare solamente per stare dentro la vostra camera, ma comunque molto utile se volete iniziare a fare video su YouTube. Risparmiate una bella cifra, perché comunque con 250 euro circa vi prendete una bella webcam, ad esempio la Logitech, ve la lascio qua sotto il link. Quella secondo me è un'ottima scelta se dovete fare solo video dentro la vostra cameretta. Se invece dovete proprio volete incominciare a buttarvi nel campo della fotografia, incominciare a sperimentare proprio con una reflex vera, potete incominciare con qualsiasi tipo di macchina che costi poco, insomma, anche quelle proprio base, ma vi permette appunto di incominciare ad avere un po' di praticità all'utilizzo. Quindi secondo me macchine fotografiche vanno bene tutte per iniziare, purché costino poco e vi permettano appunto di cambiare almeno l'obiettivo. Quindi secondo me qualsiasi macchinetta andrete ad acquistare come prima macchina, il mio consiglio è spendete poco, veramente poco, quanto vi è possibile, insomma, per capire se effettivamente è una cosa che vi piace a tal punto da poter un domani spenderci dei soldi, e che magari può essere un ottimo investimento per il vostro lavoro futuro. Oggi per me questo è un lavoro, quindi logicamente io mi sono acquistato una macchina molto performante, che io veramente consiglio a tutti quelli che vogliono fare questo upgrade. E la cosa che non mi è piaciuta tanto di questa macchina, sono sincero, è il costo estremamente alto delle lenti, veramente tanto alto, cosa che ad esempio con altri brand mi sono trovato sicuramente molto meglio, perché ad esempio con la Canon si ha una vasta gamma di lenti a basso prezzo, perché magari se ne trovano tantissime usate, quindi si abbatte di tanto il costo delle lenti. Magari con una lente Sony vi acquistate quasi 3 lenti Canon usate, ok? Lente Sony nuova contro 3 lenti Canon usate. Poi dipende sempre, ragazzi, da che lente comprate, perché se andate a comprare un 400 mm della Sony uscito da poco, quello con 13-14.000 euro ve l'ho portato a casa, insomma, so speech. Io questa la sto utilizzando perché comunque mi sono aperto una partita IVA, quindi lavoro come libero professionista e realizzo video per le aziende, per eventi sportivi, per festival molto grossi insieme a Mr. Frank, e questo insomma ci ha permesso appunto di realizzare dei video che secondo me a differenza di quelli precedenti girati con la vecchia 70D sono una spanna sopra, ma veramente tanto sopra. Poi vabbè, ci sta anche che comunque siamo migliorati noi a livello di montaggio, a livello di struttura video e di idea e di realizzazione, perché comunque dietro c'è un lavoro, oltre alla ripresa semplice e al video c'è un'idea e una scrittura appunto dell'idea delle riprese che si vanno poi a fare. Poi ho, come vi dicevo, acquistato questa, che è praticamente il cinquantino. È un cinquantino che per essere un cinquantino costa veramente parecchio, perché comunque è proprio il cinquantino base della Sony, e rispetto alla Canon costa veramente 150 euro di più, se non sbaglio. Ho pagato 260 euro questo, e di listino sta sui 300. È una lente a 1.8 50 mm che sostanzialmente uso parecchio quando devo fare magari qualche dettaglio e voglio molto sfocato dietro. Allora utilizzo una focale che va da 1.8 o 2.0.
rockstar. Il video che ho realizzato sempre insieme a Frank, ce ne sono tanti, però ho piacere di farvi vedere l'ultimo e fatemi sapere che cosa ne pensate di questa macchina. E ovviamente adesso come adesso però a me manca una gimbal, gli attrezzi che si mettono diciamo sotto alla camera e permettono di avere tutto più stabilizzato. Avevo visto il Ronin S, però ovviamente Ronin S uscirà a settembre, 22 settembre se non sbaglio. Però ho visto che con la Sony moltissimi si sono trovati molto bene con la Zion Crane, la Zion Crane 2. Però oggi voglio chiedervi un favore. Siccome volevo provare il Zion Crane 2, volevo chiedervi se potevate, insomma, scrivere qua sotto nei commenti: voglio vedere la Zion Crane 2, così che posso andare a chiedere ai cinesi questo Zion Crane per poterlo provare e portarvi magari anche una recensione e farvi vedere che cavolo di figata viene fuori con un attrezzo del genere. Ho già in mente un video da fare, da portarvi, e ragazzi viene fuori una roba spaventosa, ve lo posso assicurare. E ovviamente ragazzi, la comodità di avere un oggetto che vi stabilizza tutte le immagini, anche correndo avete un'immagine praticamente ferma. Mi piacerebbe portarvelo, però al momento devo finire a pagare la macchina, devo finire a pagare l'affitto e devo praticamente mangiare, quindi non ho al momento soldi da investire questo mese. Forse probabilmente il prossimo mese qualcosina riesco a mettere da parte per poter portare, per poter acquistare magari lo Zino. Preferivo non acquistarlo, perché se riuscivo a non spendere altri soldi e finire di pagare questa macchina nel frattempo magari ero un po' più contento. E questo per dirvi insomma che se mi riuscite ad aiutare vi chiedo un favore, cioè scrivetemi qua sotto: voglio vedere lo Zion Crane 2, così io prendo il video, lo mando ai cinesi e gli dico: vedete, loro vogliono vedere questo, me lo mandate, così facendo me lo faccio inviare e forse riesco appunto a portarvi qualcosa di veramente figo. E vi faccio vedere la differenza tra la Steadicam normale che ho, che è quella proprio basilare, l'ho pagata circa 70-80 euro un paio d'anni fa, però è praticamente tutta distrutta e non è una Steadicam a livelli veramente professionali, è proprio una cagata. Mi piaceva appunto portarvi, provare questo Zion Crane 2 che tutti parlano veramente tanto bene. E niente, io vi lascio comunque in descrizione anche questa lente qua e il pacchettino che ho acquistato. Spero che vi sia piaciuto questo video, cercherò, anzi spero che molti di voi scrivano Zion Crane 2, vogliamo vedere Zion Crane 2, così che appunto riusciamo io e Frank a portarvi dei contenuti ancora veramente molto molto più fighi di questi fermi, sono un cavalletto e un letto, insomma, questo volevo dirvi. Io ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video e tanta roba sta Sony, tanta guagna per tutti, tanta guagna a tutti 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 tutti, ciao. Stop.